19 febbraio 2013, Milano, Piazza Duomo. Oggi è l'ultimo comizio dei rappresentanti di lista del Movimento 5 Stelle che si sono candidati in Regione Lombardia a 4 giorni dal voto. Oggi appunto, come dicevo, è l'ultimo comizio. Stasera interverrà anche Beppe Grillo dal palco di Piazza Duomo a Milano e farà conoscere ai cittadini milanesi e non i candidati del Movimento 5 Stelle che porteranno avanti un nuovo modo di far politica pulita, un nuovo modo di far politica anticasta, ma che si spera sia propositivo con il programma elettorale che ormai da anni che i movimentisti, prima Meetup e poi il Movimento 5 Stelle, portano avanti all'interno dei consigli comunali, dei consigli regionali. Sia all'energia rinnovabile, ai soldi spesi per la ecomobilità, sia ai mezzi pubblici, sia all'integrazione con i mezzi elettrici, più mezzi pubblici, come dicevamo, meno automobili, che ci siano appalti puliti, che venga risolta la connivenza fra la mafia, la malavita come l'andrangheta e le istituzioni pubbliche, soprattutto negli appalti pubblici. Questi sono i punti per i quali gli italiani e i milanesi e i cittadini lombardi chiedono che vengano applicati in Regione Lombardia a Milano, appunto questi ragazzi, queste persone che si spera entreranno in massa all'interno del Consiglio regionale in Lombardia e all'interno dei consigli comunali in un futuro e in un futuro prossimo anche all'interno del Parlamento, e che scardineranno una volta per tutte la mala sanità, la mala vita, la connivenza fra la mala vita a livello generale e a quella locale, appunto è la politica, l'unico modo per far respirare veramente aria pulita a questo paese. Tra poco dal palco interverranno Beppe Grillo e i candidati. Sono le 6:15, stanno aspettando che inizi il comizio di Beppe Grillo con i candidati del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia. Vedete, ormai Piazza Duomo si sta riempiendo in ogni suo angolo. Qui ci sono le persone che chiedono ai ragazzi che si sono candidati, che chiedono trasparenza, che chiedono una politica diversa, che chiedono che venga poi applicato il programma che il movimento sta portando avanti ormai dal primo V-Day, cioè da 6 anni fa. Persone ormai stanno tremendo la piazza. Ricordiamoci che il partito dei CAR che sta raccogliendo le firme anche perché le forze dell'ordine non siano più anonime ma siano irriconoscibili, come prevede anche la Costituzione. E abbiamo saputo che anche uno dei programmi del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, appunto quella per il quale si debba chiedere di togliere l'anonimato alle forze dell'ordine, che sia riconoscibile il nome dell'individuo e la matricola in quanto pubblici ufficiali. Questa è la piazza, e la piazza ha un quarto d'ora, manca un quarto d'ora alle 6, la piazza è gremita, si sta aspettando Beppe Grillo, si stanno aspettando i candidati che si sono accreditati e che saliranno sul palco per illustrare la cittadinanza di Milano e della Lombardia, di fatto il programma del Movimento 5 Stelle, che esiste già in molte città d'Italia, in molte regioni come l'Emilia Romagna e il Piemonte. La presentazione di Beppe Grillo
www.rete.it. Nel 2005 partì la piattaforma digitale del Meetup, conosciuta negli Stati Uniti, e arrivò in Italia, cominciando le prime aggregazioni di liberi cittadini che iniziarono a fare politica all'interno dei consigli di zona e nelle piazze. Dal 2005 sono passati 8 anni e questi 8 anni si è arrivati appunto al Movimento 5 Stelle. Dopo i Meetup sono nati i gruppi, sono entrati nei consigli regionali, nei consigli comunali e ora daranno la scalata al Parlamento italiano, visto che nei consigli regionali dell'Italia, di alcune regioni dell'Italia, esistono già appunto i candidati al Movimento 5 Stelle. L'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria della legge Gasparri. Stanno raccontando appunto le prime due budei. Nel 2009 a Milano nasce il Movimento 5 Stelle, un movimento politico basato su internet e sul principio della democrazia diretta. Protesta, proposta e proattività, queste le parole che guidano il movimento. Oltre a stop alle auto blu, stop ai condannati in Parlamento, stop agli sprechi della... Connettività gratuita per tutti i cittadini. Nuova politica dei trasporti a impatto zero. Maggiore sostenibilità, rifiuti zero. I bilanci e gli atti degli enti pubblici devono diventare accessibili a tutti. Incensurati, competenti, indipendenti da qualunque partito, questo è il profilo dei portavoce della politica 5 Stelle. Continuo contatto con i cittadini e sistematici feedback sull'operato. Ripristinare il controllo effettivo degli elettori sugli eletti è il primo passo per evitare una nuova deriva della classe politica. Il futuro del Movimento 5 Stelle non è quello di porsi come un partito alternativo. L'ambizione è promuovere un nuovo modo di pensare, una nuova consapevolezza civica, in grado di riprendersi il paese. Fuori tutti è lo slogan. L'Italia è degli italiani.